Buonasera, un caloroso benvenuto a questa sesta edizione della conferenza internazionale della prevenzione per los insectos nocivos. Vi do il benvenuto da parte mia e dal mio collega, il signor Bumaik, nostro collega Akira Zeber, a questa terza edizione della conferenza. Abbiamo preparato una piccola relazione sul livello di infestazione delle cimici da letto nella città di Buenos Aires, che adesso vi faremo vedere. Abbiamo anche preparato delle diapositive e degli interventi audio, speriamo che insomma, possa essere interessante. Grazie. Thank you.
dei letti, Cimex lectuarius, è un piccolo insetto ematofago dal corpo piatto e ovale, appartenente all'ordine dei rincoti. Fino a pochi anni fa questa specie parassita dell'uomo era considerata quasi scomparsa, ma negli ultimi anni le segnalazioni si stanno moltiplicando. L'insetto è privo di ali e di giorno si nasconde nei materassi e nelle crepe dei mobili e dei confissi. Si ritiene che la sua diffusione sia stata favorita da un graduale depotenziamento degli insetticidi e dall'aumento dei viaggi internazionali. Le cimici dei letti sono solitamente attive a partire dalla tarda sera, con un picco di attività intorno ad un'ora prima dell'alba. Raggiungono la vittima spostandosi sulle superfici o arrampicandosi fino al soffitto e lasciandosi cadere sopra le loro fonti di cibo. Attratta dal calore corporeo e dal diossido di carbonio che esaliamo attraverso la respirazione, la cimice perfora la pelle con una specie di doppio ago. Con uno di questi estrae il sangue dalla vittima, mentre con l'altro inietta la propria saliva, la quale contiene un anticoagulante e un anestetico. Dopo essersi alimentata per circa 5 minuti, la cimice torna al suo nascondiglio. La puntura non può essere avvertita se non dopo alcuni minuti, o perfino ore. Sono insetti molto fecondi. Le femmine sono in grado di deporre da 150 a 500 uova nel corso della loro vita. E possono superare facilmente periodi di carestia, resistendo anche più di 6 mesi senza cibo. Normalmente cercano di nutrirsi ogni 5-10 giorni. Le punture delle cimici dei letti tendono a concentrarsi nelle parti più esposte, viso, braccia, mani, gambe, piedi, quasi a formare delle linee o dei raggruppamenti.
Marianna E. Punto. La mia stanza è stata infestata dalle cimici dei letti qualche anno fa, nel 2009. Al tempo vivevo in una veghe con altre tre persone. Non mi sono accorta subito della presenza di questi animaletti, nel senso che l'infestazione non si è manifestata subito come un'invasione, ma piuttosto come una lenta e progressiva occupazione di tutti gli angoli nascosti della mia stanza. In realtà, col senno di poi, devo dire che mi ritrovo ad ammirare questa strategia. È piuttosto intelligente, perché permette loro di insediarsi indisturbate, a tua insaputa. Tutto comincia con alcune punture, che un'osservatrice distratta e senza sospetti può confondere con quelle di zanzara. Le punture iniziano poi ad aumentare in numero e intensità, e hanno questa caratteristica particolare dell'essere molto ravvicinate fra di loro. Insomma, a un certo punto mi sono ritrovata con degli agglomerati di punture dolorosissime su tutto il corpo, che non potevo più ignorare. Ho pensato alle zanzare, ai ragni, ai tafani, a tutta la gamma dei possibili insetti che popolano terra e aria, ma alle cimici dei letti non ho voluto pensare all'inizio. Credo non ci si voglia pensare perché inconsciamente si associano le cimici dei letti alla sporcizia, alla sciatteria, ai materassi vecchi, alle case non pulite, ai vestiti non lavati. Gli indizi però c'erano tutti, la forma e la distribuzione dei morsi, il fatto che ti svegli e le lenzuola sono macchiate di sangue in più punti e, cosa più inquietante di tutte, il fatto che questi insetti, a differenza di qualsiasi altro animale succhiasangue, proprio non si riesca a vederli. In effetti la cosa più traumatizzante di tutte è stata proprio l'incorporeità di questi esseri, che diventano pian piano sempre più aggressivi e spavaldi. Dopo che hanno preso possesso della tua stanza da un po', iniziano infatti a mordere a tutto spiano. Nel pieno della paranoia, amplificata come solo le paranoie notturne possono essere, ti svegli a causa dei morsi dolorosissimi e provi ad accendere la luce, ma non riesci a vedere nulla. Sono velocissime. Si rintanano negli angoli, soprattutto nei battiscopa e nelle strutture del letto, del tuo letto.
Abbandonarono la vita nomade a favore di insediamenti permanenti. Il
Il sesso delle cimici dei letti è una cosa brutale. Il maschio ha un pene a forma di sciabola che utilizza per perforare lo strato esterno o cuticola dell'addome della femmina, una forma di accoppiamento chiamata inseminazione traumatica. Le femmine hanno vari adattamenti per sopportare queste dannose copulazioni. Un solco a V nell'addome, chiamato ectosperma lege, incanala la penetrazione, così che faccia danni meno gravi. Una volta entrato nella cavità del corpo della femmina, lo sperma e ogni patogeno che lo accompagni incontra una barriera formata da cellule del sangue vagamente organizzate in un organo con presunte funzioni immunitarie, il mesosperma lege, attraverso cui lo sperma deve migrare fino a un'area di accumulo vicino alla base di ogni ovaia. Le cimici maschio non sono molto selettive nei loro approcci. Saltano addosso ad altri maschi e alle femmine immature. Questi incontri potrebbero produrre lesioni mortali nella cuticola in individui privi degli adattamenti sviluppati dalle femmine adulte per sopportare le perforazioni. Per evitare queste pericolose avance, le ninfe e i maschi adulti rilasciano feromoni destinati ad avvisare il perforatore che sta sprecando tempo e sperma. Perché le cimici hanno seguito questa costosa traiettoria evolutiva, mentre le femmine di milioni di altre specie di insetti hanno evoluto aperture riproduttive che permettono l'inseminazione senza danni?